Don Pasquale Laporta, parroco di Nostra Signora di Fatima, una rappresentazione dell'attesa per il Natale, il presepe dell'attesa, il titolo, che ha un significato originale, ha una valenza che esorbita dalla singola tradizionale rappresentazione e natalizia della Natività, e un'iniziativa che vuol rivolgere un messaggio all'umanità. Sì. Bene, questi sono diversi anni che noi facciamo il presepe dell'attesa, lo facciamo prima che comincino comunque i presepi con la P maiuscola. Noi vogliamo fare soltanto qualcosa per i nostri parrocchiani, per la nostra borgata di Talsano, come testimonianza di quello che è l'evento meraviglioso del Natale, e quindi lo viviamo prima, naturalmente non dimenticandoci che il protagonista del Natale è Gesù. Questa è la cosa più importante. E se gli altri anni facevamo in una maniera tradizionale, quest'anno abbiamo pensato comunque di farlo in una maniera nuova, vera comunque, un presepe dell'attesa, immedesimandoci in quelli che sono i continenti. Quindi ci siamo messi a tavolino e abbiamo studiato quelli che potevano essere le nazioni che volevamo comunque, no? O i continenti che volevamo toccare quest'anno, e studiare un po' quelle che erano le loro tradizioni, sempre nell'ambito del Natale, come lo vivevano, che cosa facevano, come naturalmente sentono quella che è l'aria natalizia, e penso che naturalmente visitando il nostro presepe si può naturalmente cogliere la bellezza di quello che comunque... Attraverso proprio le tradizioni, la cultura, anche le specialità enogastronomiche. Sì, tutto, non abbiamo messo da parte niente, quella che è la tradizione, i canti, i balli, il messaggio, e anche quella che comunque è la tradizione che sappiamo essere importante. Il messaggio principale, l'uguaglianza, in un'epoca di profonde e laceranti discriminazioni, di odi razziali che stanno davvero distruggendo il pianeta Terra. Sì, questa è la cosa più importante, è dire che comunque Gesù Cristo ci unisce, e quindi quando l'uomo scopre Gesù Cristo non può altro che scoprire la comunione con l'umanità intera, qualunque colore, qualunque nazione, qualunque credo, etnia proprio. Comunque Gesù Cristo unisce tutti i popoli.